Buongiorno ragazzi di Cange Italy, siamo qua a presentare il mio ultimo acquisto, l'ultima auto che ho comprato. Vi ricordo però prima di presentarvi la macchina che siamo su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, su YouTube, potete attivare la campanella, potete scrivermi, potete fare quello che volete. E comunque ancora prima di farvi vedere la macchina vi faccio vedere la mia fantastica sigla. Dai! E no! Non posso farvi vedere subito la macchina. Cominciamo dall'inizio, cominciamo dal lungo viaggio che ho intrapreso per andare a prendere la macchina. E dopo ne parliamo. Dai! Buongiorno ragazzi di Cange Italy. Eh sì, sono dentro la 500. Perché? Sto andando a prendere un'altra auto. Vi tengo aggiornati su che auto è, cioè non vi voglio spoilerare niente. Però sono dentro la 500. Ebbene sì. Allora, stiamo andando, come si suol dire, a prendere un'altra macchina, come avevo detto, è la quarta, direi che è anche già troppo. Però mi serviva una macchina per andare in giro, in quanto per chi mi ha seguito su Instagram sa che la mia Musa è morta, è arrivata ad avere dei problemi che valgono più del valore della macchina, quindi giustamente i miei genitori hanno scelto di rottamarla e comprare un'altra auto. E io giustamente ho detto, visto che devo comprarmi una macchina, perché non comprare qualcosa di divertente? Non è una macchina giapponese, al contrario di tutti quelli che mi hanno chiesto una macchina giapponese. Adesso partiamo un po' lontanuccio da qua, ma spero di presentarvela il prima possibile. Siamo ancora in viaggio, il viaggio è abbastanza lungo, come vedete. Ovviamente non guido io, quindi siamo a sicurezza. Vedrete dopo che auto è. Allora, siamo quasi arrivati. Chi sapesse dove siamo? Dove cazzo siamo? Siamo persi in mezzo ai montani, ai monti. Siamo persi in mezzo ai monti, adesso non siamo ancora arrivati, il viaggio è parecchio lungo. Arriveremo prima o poi, vi terrò informati su che macchina è. 5 agendo? 5 agendo. Siamo fermi. Siamo qua in questo posto sperduto. Non so dove stiamo andando a comprare la macchina. Il viaggio non finirà mai. Ragazzi, non so ancora dove siamo, ma qua montagne, vedo montagne dappertutto, montagne. Cazzo, stiamo andando a prendere in Cina la macchina. Ma dove siamo? Porca pubbattola! In mezzo ai monti qua, dove cavolo stiamo andando per questa macchina? Non finisce più il viaggio. Bel tornante, qua tutto di traverso, boom, giù due marce, apri tutto. Ah no, siamo solo a 500, niente drift. Eravamo sulla sedia, magari driftavamo. Che non finisce più sto viaggio? Ma che cazzo siamo? Dica, vai giù in pieno, butta due marce. Ah no, è la 500 neanche Abarth, mannaggia. Sono sulla 500 ragazzi. Torneremo a casa vivi. Eccoci ragazzi, questa è la mia nuova macchina. La Up elettrica, 220 km di autonomia, full electric. È la mia prima auto, sono molto contento, la mia prima auto elettrica. Sono molto contento, sto ritirando. Si farà qualche modifica, si possono aumentare i cavalli, accelerazioni da paura, è il futuro. La facciamo andare veramente forte e sono contento. Adesso ve la faccio vedere. Appena ho un attimo ve la faccio vedere meglio. Sentite che è elettrica, non fa rumore. Molto molto contento. Ebbene sì ragazzi di Cange Italy, è giunto l'ora che io vi dica che sono passato alle auto elettriche. Effettivamente si stanno diffondendo, sono ormai in futuro, hanno accelerazioni molto più, con tempi da 0 a 100 molto più bassi rispetto a qualsiasi altra auto. No, ma che cazzo sto dicendo, ma secondo me potevo comprare una macchina elettrica? Me la faccio vedere io la macchina, dai! Ecco la mia macchina, come vedete dalle foto e dal video è una 500 Sporting, perché non lo sapesse è una Fiat 500 Sporting. Ho scelto questa macchina perché, primo perché l'ho pagata molto poco ed è in condizioni eccellenti, poi è un'icona degli anni 90, è una macchina che a me è sempre piaciuta molto, quadrata, piccolina, molto scattante. La macchina deve fare 80.000 km, era unico proprietario, non ha mai visto il carrozziere, non ha mai fatto interventi pesanti di meccanica, non è mai stata elaborata, è tutta completamente originale, come mamma Fiat l'ha fatta. Ovviamente ha qualche segnetto da parcheggio, ha qualche strusciatina come normale che sia, l'interno è perfetto, l'unico problema è che ha il sedile un po' strappato e il volante un po' rovinato, per il resto è completamente tutto originale.
suo 1100 Fire da 54 cavalli. Ovviamente non è in mia previsione lasciare l'originale, ma verrà fatto un work in progress anche su questa macchina per migliorarla, ma lo vedete nel prossimo video.